Matrimoni e tradimenti, prodotti, vini, cuochi dell'Emilia Romagna. È il titolo della sfida culinaria che si è svolta alla Locanda Vite di San Patrignano, a Coriano in provincia di Rimini, e che ha coinvolto alcuni dei migliori chef della regione. 7 triangoli del gusto, ognuno dei quali costituito da un cuoco, un prodotto tipico ed un vino. Ad aggiudicarsi il premio del miglior matrimonio, il triangolo composto da Marcello Leoni del ristorante Il Sole di Trebbo di Reno in provincia di Bologna, con il parmigiano reggiano D.O.P. e i colli di Parma Lambrusco Doc. Mentre per il tradimento il vincitore è stato Pier Giorgio Parini del ristorante Il Povero Diavolo di Toriana di Rimini, con l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia D.O.P. e Malvasia Dolce Frizzante Doc. Nella grande cucina vista della Locanda Vite, il ristorante che la comunità di San Patrignano ha inaugurato lo scorso anno sulla collina di Monte Pirolo, gli chef stellati hanno preparato i loro piatti davanti a una giuria di giornalisti e di autorità, tra cui l'assessore all'agricoltura della regione Emilia-Romagna, Tiberio Rabboni. Condizione obbligatoria per tutti gli chef, l'utilizzo di un prodotto tipico DOP e IGP della regione Emilia-Romagna. Il prosciutto di Parma, il parmigiano reggiano, la mortadella di Bologna, l'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia e di Modena, i salumi piacentini, la pera dell'Emilia Romagna. Ogni piatto aveva in abbinamento un vino tipico dello stesso territorio del prodotto, mentre per il tradimento si è giocato con un vino fuori territorio, pur restando nell'ambito della regione. E così la giuria, dopo aver degustato Lambrusco, Pignoletto, Malvasia, Gutturno, Sangiovese e Albana di Romagna e aver espresso il proprio giudizio, ha laureato i vincitori. Il piatto che andiamo a fare questa mattina è una zuppa di parmigiano di razza reggiana. Parmigiano è il formaggio principe della nostra regione, forse il più grande formaggio di sempre. Uso un parmigiano dai 24 al massimo 36 mesi e faccio questa zuppa. E all'interno cucino un'altra cosa tipica, che sono i passatelli. Passatelli, quindi pane secco con uova, parmigiano in abbondanza, sale, pepe, noce moscata e appena il profumo del limone. Il piatto di per sé è semplicissimo, che la fa da padrona, è l'ingrediente che la natura ci ha dato, torno a dire, il parmigiano. Questo qui, il piatto, è un inno alla cremosità, alla sua densa, cioè il passatello che funge un po' da legaccio, un po' ruvido, un po' sodo in tutta questa, diciamo così, vellutata, dolce, pur sapida di parmigiano. L'abbinamento, onestamente, in questo caso io l'ho visto veramente perfetto con il lambrusco e con la sua vena acida, tende un po' a contrappuntare un piatto cremoso ma che ha una vivacità nel un po' di scorza di limone, anche questo è un ingrediente molto classico nel passatello, che dava già verba al piatto. Il parmigiano reggiano è un formaggio che ha una lunghissima storia e una lunga tradizione. È nato nel Medioevo grazie ai monaci benedettini e cistercensi e identifichiamo subito una zona d'origine. Sono le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del Po e Bologna alla sinistra del Reno. In questa zona avvengono due cose fondamentali. La prima è la produzione del latte, la seconda è la trasformazione di questo latte in parmigiano reggiano. E si parla di latte proprio perché parliamo di quasi 4.000 aziende agricole e seguono un disciplinare molto rigoroso in quanto le vacche devono seguire un regime di alimentazione particolare. I nostri fieni devono essere della zona d'origine e soprattutto devono essere essiccati perché il parmigiano reggiano è assolutamente naturale, si fa senza additivi. Preparo mela, ricotta e aceto. Mia mamma e mia nonna facevano questo piatto che erano semplicemente delle mele cotte dentro la saba. E sono arrivato a fare questo piatto unendo le mele, ma cercando di tenere il prodotto il più integro possibile, sostituendo la saba, che non è altro che il mosto dell'uva cotto, con l'aceto, in questo caso balsamico tradizionale di Reggio Emilia. E la ricotta è legante, fa da trait d'union tra la mela e l'aceto. E poi il piatto viene rifinito con dell'aceto, appunto, e delle spezie, e delle erbe aromatiche
e del miele, dove viene messo in infusione della buccia di agrume, che serve per dare ancora più complessità e profumo a tutta la preparazione. Il piatto, mela, ricotta e aceto. Un piatto che, detto così, mette sul piatto gli ingredienti e anche il piatto eseguito ricalca esattamente quello che lo chef voleva dire. Una mela molto croccante, profumata di cardamomo, leggermente di miele, con una cottura che la teneva molto al dente, una parte diciamo così voluttuosa che è la parte di ricotta, con questo tocco dell'aceto balsamico nella lavorazione, che è controllato molto bene, perché l'aceto sappiamo che crea sempre problemi sia al piatto che al vino. Diciamo che questo piatto è il piatto che si è aggiudicato il premio del tradimento con la malvasia dolce e frizzante dei colli piacentini. Esatto, che in realtà è la chiave di lettura, secondo me, più interessante, perché qui la cosa rivoluzionaria sarebbe stato proprio il matrimonio. Quindi il matrimonio già stesso era trasgressivo e quindi probabilmente chi ha votato ha cercato una vena più tradizionalista nella trasgressione. Il primo documento che parla dell'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia risale a 1046, ben mille anni fa, nel 1046 appunto, Enrico III aveva già sentito parlare di questo aceto così speciale che si faceva nelle colline di Reggio Emilia, in modo particolare poi che la tradizione ha fatto sì che si producesse in quelli che erano i domini estensi, quindi fra Modena e Reggio Emilia. La DOP di Reggio Emilia, del tradizionale di Reggio Emilia, è del 2000 e in questo caso si mette bene assieme quella che è l'aspetto formale, quindi viene certificato ogni aspetto della filiera di produzione, a partire dalle uve della provincia fino alla maturazione e all'invecchiamento, e anche l'aspetto sostanziale, perché si parla in questo caso di un vero e proprio prodotto che viene assaggiato da 5 assaggiatori attraverso una commissione d'assaggio. In particolare sono previsti invecchiamenti minimi 12 anni per quanto riguarda l'affinato, ed è contraddistinto da un bollino color aragosta, di 25 anni per quanto riguarda l'extra vecchio e di un bollino considerato intermedio, il cosiddetto bollino color argento. Le premiazioni del miglior matrimonio e miglior tradimento, insieme ad altri premi, premio alla creatività, alla valorizzazione del prodotto tipico, del miglior paesaggio, del miglior racconto, si svolgeranno ad Enologica, il Salone del Vino e del Prodotto Tipico dell'Emilia-Romagna, in programma alla Fiera di Faenza dal 20 al 23 novembre, nella giornata rivolta agli operatori lunedì 23 novembre. Beh, Enologica 2009 è, nelle intenzioni, nella comunicazione, nel progetto, un evento sulla complessità del territorio dell'Emilia-Romagna. Intanto Enologica è l'unico evento in Emilia-Romagna che presenta tutto il territorio delle 9 province della regione. E poi dall'altra parte è un'architettura dove la tipicità è vista come un elemento complesso, cioè non semplicemente il vino, non semplicemente il cibo, ma soprattutto con l'idea che questa regione possa avere le possibilità per un'esperienza straordinaria, che è un'esperienza complessa che comprende la varietà di ambienti della nostra regione, perché noi abbiamo la valle, la pianura, la collina, abbiamo il fiume, abbiamo l'alta montagna, abbiamo tutto quello che serve, abbiamo il mare anche, e quindi la complessità di comunità, culture, paesaggi, racconti, tradizioni e anche una varietà di prodotti straordinari, sia nel vino, che da Piacenza fino alla Romagna cambia pelle almeno 5 volte, sia nei prodotti della nostra regione. Enologica è la sintesi di tutto questo. Siamo qui a presentare Enologica 2009, l'edizione di quest'anno, che vede coinvolte 130 cantine della nostra regione. È una rappresentanza di tutta quanta la regione Emilia-Romagna. A Enologica ci sono le eccellenze sia del settore del vino sia del settore del prodotto tipico regionale. La regione Emilia-Romagna investe molto su questo momento ed è un momento importante perché l'enogastronomia è sempre più un volano anche in termini turistici. Vogliamo far crescere la reputazione dei prodotti e dei vini dell'Emilia-Romagna nel mondo, vogliamo contribuire ad accrescere il turismo enogastronomico e da questo punto di vista Enologica 2009, come le ultime edizioni, è un partner straordinario per la regione Emilia-Romagna, perché nell'arco di pochi anni è diventato uno degli eventi più significativi sui vini di questa regione e sui suoi prodotti tipici.